Eccoci qua, scusate, avevo perso gli occhiali. Allora, è una giornata che una volta tanto ci permette di aprire con una notizia positiva, perché da Bruxelles arriva la prima pagella positiva per la manovra italiana. Non ci sono serie deviazioni, gravi violazioni rispetto a quelli che sono i trattati e quelle che sono, come si sa, le misure europee per la nostra manovra. Insomma, i parametri non sono violati, il rigore non viene in nessun modo evidentemente messo da parte, la manovra italiana è promossa, è perlomeno rimandata di un mese. Tra un mese ci sarà il giudizio definitivo anche per quello che riguarda gli aspetti più particolari, ma intanto non c'è la bocciatura che in qualche modo era stata temuta ed era stata fatta balenare da più parti. Siccome è stato proprio Katainen, che viene considerato il poliziotto cattivo della situazione, a dare queste pagelle, tra l'altro non è stata bocciata neanche la Francia, possiamo dire che questo esame è stato passato. Infatti stasera peraltro il Consiglio dei Ministri ha varato le variazioni con quello 0,3 che viene concordato con l'Europa, per l'appunto l'anno prossimo il deficit sarà il 2,6%. Le borse, già che ci siamo ve lo dico subito, le borse hanno recuperato, Milano è stata la migliore d'Europa, ha recuperato tutto quello che aveva perso ieri. Ma infatti già ieri sottolineavamo che di fronte alla reazione dei mercati poi si sa che c'è anche la speculazione che specula a ribasso e poi sul rimbalzo. Ma vedremo anche che c'è il fatto che era tanto atteso, l'udienza del processo sulla trattativa tra Stato e mafia in trasferta nel Palazzo del Quirinale. Il palazzo che era stato dei papi, dei re, e che il palazzo per eccellenza delle istituzioni italiane, è stato quindi il teatro della deposizione del testimone Giorgio Napolitano, che a quanto pare ha risposto a tutte le 40 domande e ha fatto sapere con buona sostanza che non ha mai sentito parlare di una trattativa. Vedremo che cosa se ne sa, perché come si sa tutto è avvenuto a porte chiuse, ma sarà diffuso il testo totale, la trascrizione di quel che si è detto nelle 3 ore e mezzo di questa udienza del tutto particolare. Vedremo però anche altri fatti. C'è una donna che potrebbe andare al posto della Mogherini senza essere stata citata nei pronostici di questi giorni? Sì, si chiama Lia Quartapelle e ha soltanto 32 anni. Poi c'è Grillo che sfida Renzi sui 2 giudici della Corte Costituzionale di spettanza parlamentare. Se volete che li decidiamo insieme dovete proporcelo alla luce del sole. Ma c'è tanto altro, lo vediamo tra 30 secondi nei titoli. Da Bruxelles, via libera alla manovra economica, per la Commissione non ci sono gravi deviazioni dalle regole europee, intanto il Governo approva la nota di variazione al bilancio con le modifiche concordate con la UE. Piazza Affari recupera tutte le perdite di ieri. Napolitano ascoltato come testimone per oltre 3 ore al Quirinale nel processo sui rapporti Stato-mafia. Nell'udienza a porte chiuse il capo dello Stato ha risposto a tutte le domande affermando di non aver mai saputo di accordi tra apparati dello Stato e Cosa Nostra per fermare le stragi. C'è un nome nuovo in pole position per sostituire Federica Mogherini, che dal 1 novembre guiderà la politica internazionale dell'Unione Europea. È Lia Quartapelle, giovanissima, parlamentare esperta proprio di questione internazionale, che solo 2 anni fa era in prima fila ad Occupy PD. Sullo stallo per l'elezione dei nuovi giudici costituzionali, Grillo sfida il PD. Se i democratici vogliono condivisione per la consulta, non tentino la via della trattativa segreta. Renzi faccia i suoi nomi pubblicamente, altrimenti saranno ancora fumate nere. Il Movimento 5 Stelle chiede trasparenza, dice Grillo, e non poltrone. 13 arresti tra Lombardia e Calabria per l'infiltrazione dell''ndrangheta anche in subappalti di grandi opere connesse a Expo 2015. Collegamenti anche con la politica per Ilda Boccassini. Dopo anni di inchieste nulla è cambiato.
Nell'Italia in difficoltà, il Mezzogiorno è sempre più a rischio di desertificazione umana e economica. Dal sud si continua a emigrare, non si fanno figli, ma soprattutto ci si impoverisce perché manca il lavoro. Mentre il centro-nord torna faticosamente a crescere, il sud è ancora in recessione per il 7° anno di fila. A Kobane non è solo battaglia militare, vi mostreremo il video di incredibile capacità tecnica fatto dall'ISIS e affidato nel reportage proprio a un ostaggio che parla dell'avanzata dello Stato Islamico e dell'arretramento dei curdi, come se fosse soltanto un normale osservatore. Buonasera, tante volte ci accusano, a torto o a ragione, di iniziare il nostro telegiornale con notizie negative. Quella di stasera è sicuramente positiva, anche se è uno scampato pericolo. La Commissione europea non ha affatto bocciato la manovra italiana, anzi certifica il fatto che non ci sono serie deviazioni dalla linea della fermezza e del rigore. Ce l'abbiamo fatta. Uno potrà anche dire che non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Dopo svariati scambi di lettere, malumori, bollinature sospese, qualche incidente di percorso e probabilmente una montagna di dettagli che restano, quelli sì, strettamente confidenziali, Bruxelles ha deciso che la nostra manovra, anche se non la nostra soltanto, non contiene gravi violazioni. Passano anche Francia, Austria, Slovenia, Malta, cioè i cinque del rischio apocalisse che invece non c'è. Se poi, come penseranno i maligni gufi, ne contenesse qualcuno veniale, beh, si vedrà. Fin qui è una bella medaglietta sul petto del governo Renzi, tutto come previsto forse, anche se non è mai stato chiaro fino in fondo perché la legge di stabilità contenesse una riserva da 3 miliardi e mezzo quando si era deciso di andare all'assalto con quel famoso 0,1% di correzione, sul quale sembrava pronta la battaglia di principio. Caro Piercarlo, caro Girchi, alla fine i due si sono capiti, a metà strada, come vuole ogni diplomazia. L'Europa voleva lo 0,5% di correzione dei trattati, Roma fornisce lo 0,3%. Il cuscinetto c'era e si usa. Quanto ci costa? 4 miliardi e mezzo di euro, sicuri che non cambia proprio niente? No, perché 3 miliardi e mezzo sono gli euro del tesoretto, che però coincideva con la dotazione del fondo con cui il governo prometteva di tagliare le tasse. Superiamo alla grande lo stress test di Bruxelles da una parte, però dall'altra, per godere della promozione, forse dovremo accettare che il fisco continui a non essere troppo amico. Le risorse per tagliare le tasse servono per non farci bocciare intanto. Poi sarà la nuova commissione di Juncker a esaminare profondamente. Come in un rigore però, quelli inflessibili sono andati. Uno 0,3% da correggere, pare tutto sommato piccolo, eppure costringe il governo a un aggiustamento in corsa. In rapida sequenza, tra stasera e le prossime ore, il Consiglio dei Ministri dovrà apportare modifiche al documento di economia e finanza per quegli importi. Poi ci sarà un nuovo passaggio in Commissione Bilancio e in Aula, fondamentale per inaugurare la sessione di bilancio che non può avviarsi senza un documento valido, un inedito storico necessario, perché Bruxelles aveva opposto rilievi. I trattati impongono questa procedura. È la prima volta, chissà se sarà anche l'ultima. E quindi stasera il Consiglio dei Ministri ha aggiornato con una nota il documento di economia e finanza. Il miglioramento complessivo del deficit atteso per il 2015 è pari a circa 4 miliardi e mezzo, che porta l'indebitamento netto nominale al 2,6% del PIL. L'indebitamento netto strutturale registrerà un miglioramento di poco superiore allo 0,3%, sostanzialmente in linea con quanto richiesto dalle istituzioni europee. Questo è il testo ufficiale del Consiglio dei Ministri, e questo è quello che è successo. Ora accantoniamo, finalmente speriamo per un po', la questione della querela europea e vediamo i casi di casa nostra e anche di cosa nostra in questo caso, perché oggi c'era la tanto attesa udienza, che non è stata evidentemente pubblica, al Quirinale del processo sulla trattativa Stato-mafia. Udienza storica e senza precedenti al Quirinale, dove stamattina alle 10 nella sala del Bronzino, solitamente riservata ai colloqui del Presidente con i capi di Stato esteri, si sono riuniti i giudici togati e popolari della seconda sezione della Corte d'Assise di Palermo e gli avvocati degli imputati, dal legale di Nicola Mancino, accusato di falsa testimonianza, al difensore di Totò Riina, il boss dei boss di Cosa Nostra, imputato per gli attentati del 93 a Roma e Firenze e presunto referente delle trattative Stato-mafia, che nella tesi della
accusa. Avrebbero evitato ulteriori stragi in cambio di un ammorbidimento del 41 bis del carcere duro per alcuni mafiosi. Una quarantina di persone in tutto, senza telecamere, né tablet, né telefonini. Unica registrazione è quella ufficiale della Presidenza della Repubblica. Udienza riservata, non segreta, i verbali saranno diffusi nei prossimi giorni. Oltre 3 ore di testimonianza, 40 domande da parte di giudici e avvocati. Il comunicato finale del Quirinale ricorda che il Presidente ha risposto a tutte le domande senza opporre limiti di riservatezza connessi alle sue prerogative costituzionali, né obiezioni riguardo alla stretta pertinenza ai capitoli di prova ammessi dalla Corte. 2 i punti cardine della testimonianza: la lettera delle dimissioni respinte del consigliere giuridico di Napolitano, Loris D'Ambrosio, nel 2012, un mese prima della sua morte. Quella a riferimento al dubbio di D'Ambrosio di essere stato tra l'89 e il 93, quando collaborò con Falcone e poi all'epoca della presunta trattativa, ingenuo e utile scriba di cose utili a fungere da scudo a indicibili accordi. Napolitano ha ripetuto oggi di non sapere a cosa si riferisse il suo consigliere, difendendone la memoria di persona leale e corretta. Era molto turbato per i sospetti degli inquirenti, ma se avesse avuto qualcosa di più di un'ipotesi sarebbe andato dai giudici a denunciare, si dice certo il Presidente. Sull'altro punto in questione, l'informativa dei servizi segreti militari su possibili attentati allo stesso Napolitano, nel 93 Presidente della Camera, e a Giovanni Spadolini, allora Presidente del Senato, il Capo dello Stato conferma che fu informato e fu adottata qualche misura di sicurezza ulteriore. Sul clima dell'epoca, Napolitano testimonia il grande sgomento dell'allora Presidente del Consiglio, Carlo Azeglio Ciampi. Di fronte agli attentati del 93 ci fu forte preoccupazione per il blackout di quella notte a Palazzo Chigi e si temette davvero un colpo di Stato. La scelta odierna del Quirinale di tenere lontani i giornalisti e di non diffondere l'audio della testimonianza di Napolitano, scelta criticata da molti osservatori in nome della trasparenza, viene in qualche modo compensata dall'invito della Presidenza della Repubblica alla Cancelleria della Corte di assicurare al più presto la trascrizione della registrazione per dare notizia tempestiva delle domande e delle risposte rese dal Capo dello Stato con la massima trasparenza e serenità. In questo servizio abbiamo riferito tutto quello che si è saputo sulla udienza al Quirinale. Adesso sentiamo le voci di chi, uscendo, ha raccontato la sua. I primi a mostrarsi ai cronisti in attesa fuori dal Palazzo del Quirinale sono stati loro, gli avvocati dei 10 imputati e delle parti civili. Alcuni, come i difensori del generale Mori, hanno preferito non intervenire per rispetto istituzionale nei confronti del capo dello Stato, ammesse invece in sede di controesame le domande del legale di Totò Riina, il super boss che secondo i magistrati di Palermo gestì almeno all'inizio quella trattativa definita scellerata e a cui era stata vietata la presenza in videoconferenza. Nel 93 Riina non ha mandato nessuno a mettere le bombe in continente. Questo è pacifico. Napolitano ha risposto a tutto, non proprio, riferiscono i legali presenti per i paletti posti durante la deposizione dal Presidente della Corte d'Assise Montalto, che hanno comunque ammesso questioni non concordate. Qualche non ricordo, soprattutto nella parte dei rapporti con Nicola Mancino, legato al caso D'Ambrosio. Non sono Pico della Mirandola, ha detto il Presidente. Il Presidente ha detto che non ne hanno parlato, però su mia domanda per esempio ha spiegato che certo un colloquio c'è stato, ma di questo si è avvalso della facoltà, della prerogativa di tenerlo riservato, come ha detto per tutti i suoi i colloqui con i suoi collaboratori. Comunque soddisfatti per la disponibilità del Presidente si sono detti i sostituti palermitani oggi in trasferta al Quirinale. Per Napolitano il ricatto di Cosa Nostra allo Stato ci fu, a dirlo è il pubblico ministero Nino Di Matteo, a Sandro Ruotolo per servizio pubblico. Di Matteo, insieme al procuratore aggiunto Teresi, era delegato a porre domande al capo dello Stato. E oggi nella sua testimonianza il Presidente Napolitano ha detto chiaramente che la percezione più immediata fu quella della riconducibilità di quegli attentati ad una strategia dell'ala corleonese di Cosa Nostra per porre lo Stato di fronte ad un out-out, ha utilizzato questa espressione il Presidente Napolitano, o l'alleggerimento della repressione antimafia oppure il prosieguo dell'attività stragista con l'intento di destabilizzare le istituzioni repubblicane. Ha parlato di vero e proprio ricatto. In una successiva domanda noi abbiamo utilizzato
proprio il termine di ricatto di Cosa Nostra nei confronti delle istituzioni, e il test ha confermato che quella era l'immediata percezione. Andiamo al nuovo, che forse si vedrà alla Farnesina, al Ministero degli Esteri. Dal 1 novembre deve lasciare per forza Federica Mogherini, che diventa, come si sa, alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica internazionale. Ebbene, al suo posto si sono fatti tanti nomi, uomini e donne, soprattutto donne, ed a prevalere potrebbe essere la meno conosciuta di tutte. Dalla Leopolda alla Farnesina, qualcuno la chiama già la nuova Mogherini. Lia Quartapelle, lombarda, classe 82, deputata alla prima legislatura, potrebbe essere la sorpresa su cui punta Renzi per il Ministero degli Esteri. Il suo nome è spuntato dopo la 3 giorni fiorentina, nella quale a lei era stato affidato un tavolo ad hoc proprio sulle questioni estere. Laureata in materie internazionali in Galles, master a Londra, dottorato a Pavia, nonostante la giovane età, vanta una lunga collaborazione con l'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, per il quale ha curato il programma Africa, esperienza che avrebbe contribuito a farla notare quando dietro le quinte ha collaborato alla preparazione del viaggio del ministro Maria Elena Boschi in Congo per riportare in Italia i bambini adottati dalle famiglie italiane rimasti bloccati nel paese africano. Fra le più votate alle parlamentarie del 2012, molto attiva nella vita di partito a Milano, ha partecipato anche all'ondata di Occupy PD, la protesta dei giovani democratici che dopo la sconfitta alle politiche contestarono la mancanza di una linea chiara nel PD. Potrebbe essere lei, secondo uno schema tipicamente renziano, a travolgere candidati che sulla carta sarebbero maggiormente titolati. Vedi l'attuale vice della Mogherini, Lapo Pistelli, che deve scontare una sorta di fattore rosa al contrario. Per mantenere intatti gli equilibri uomini-donne nel governo, infatti, il premier dovrebbe proporre un nome femminile. Candidate ancora in pista sono infatti la vicepresidente della Camera, Marina Sereni, ex responsabile esteri dei DS, anche lei attivissima alla Leopolda, e Simona Bonafè, renziana della prima ora, attualmente eurodeputata, che però sembra schernirsi. Sto bene dove sto. Possibile anche una scelta interna, in quel caso in poll, l'ambasciatrice Elisabetta Belloni, direttore generale delle risorse umane alla Farnesina. Il Movimento 5 Stelle è a favore delle unioni civili. Il referendum a sorpresa online fatto tra gli iscritti ha dato un esito del tutto chiaro: a favore 21.360 contro 3.908. Agli iscritti veniva chiesto se fossero favorevoli o meno all'introduzione nel nostro ordinamento giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Ma in realtà Grillo ha battuto sul tavolo su un'altra questione, quella dei giudici della Corte Costituzionale di spettanza parlamentare. Volete i nostri voti? Volete fare l'accordo con noi? Ha detto al PD. Chiedeteli alla luce del sole. Sulla consulta una trattativa alla luce del sole. Beppe Grillo replica a modo suo all'invito di Renzi e 5 Stelle di trovare assieme una soluzione all'impasse sui giudici costituzionali. Il premier di fatto scaricato Luciano Violante, il candidato proposto dal PD, rimasto però al palo dopo 20 votazioni. Se ci sono le condizioni politiche, su un nome diverso si può cambiare, ha spiegato Renzi, aggiungendo che Violante, da servitore delle istituzioni, comprenderebbe la scelta. Di qui l'offerta ai grillini, che però, secondo il leader, sarebbe avvenuta in maniera non solo tardiva, chiede i nostri voti solo quando si è reso conto che il patto del Nazareno non reggeva, ma anche oscura e segreta. Ci hanno proposto una trattativa, proponendoci in cambio una poltrona al CSM. Così è arrivata la chiamata di Renzi ad un nostro parlamentare per individuare i nomi in segreto e scambiarsi le poltrone, racconta sul blog Grillo. Ancora non hanno capito con chi hanno a che fare. Di qui la controfferta. Se il PD vuole condivisione, non tenti la via della trattativa segreta. Renzi, faccia i suoi nomi pubblicamente. Chiediamo trasparenza, non poltrone. Un'apertura che presuppone un tentativo di mettere in difficoltà il premier nei confronti dell'altro contraente del patto del Nazareno, Silvio Berlusconi, approfittando del fatto che, a riparo del voto segreto e dell'alto quorum necessario per l'elezione dei giudici costituzionali, 570 voti, l'accordo tra i due leader finora non ha retto alla prova dell'aula. Ma Renzi vorrebbe coinvolgere i 5 Stelle senza escludere Berlusconi, una quadratura del cerchio all'apparenza impossibile.
come impossibile. Nel frattempo appare nel centrodestra una riconciliazione tra Berlusconi e l'ex Delfino Alfano. Il primo progetta il rilancio di Forza Italia, un nuovo centrodestra senza NCD, l'altro lo attacca. Berlusconi non ha più bandiere da issare né qualcosa da proclamare, rischia di trasformarsi nello scendiletto di Salvini e di tutto il repertorio nazionalista ed antieuropeista. Durissima presa di posizione del Consiglio giudiziario milanese che controlla a livello regionale gli atti delle procure lombarde e nel caso di quella di Milano per lo scontro che tutti ormai conoscono tra il procuratore capo Bruti Liberati e il suo vice, l'aggiunto Robledo. Si parla di una situazione conflittuale ormai insanabile e insostenibile che impone la trasmissione degli atti non solo al procuratore generale della Cassazione ma anche a quello della Corte dei Conti. Evidentemente una situazione difficilissima che però non impedisce ovviamente alla Procura di Milano di lavorare. Oggi un altro colpo duro contro l''Ndrangheta. È in una vecchia strada di campagna il feudo del patriarca dell''Ndrangheta di Mariano Comense, Nord Brianza, Salvatore Muscatello, 80 anni. Detenuto agli arresti domiciliari, il boss continuava i suoi affari, mediava con le altre famiglie, incontrava imprenditori e riceveva politici. Secondo l'accusa, un consigliere comunale si era messo a disposizione, gli aveva sbrigato una pratica all'INPS e in cambio aveva chiesto voti per un collega. Nulla cambia. È evidente che l'appartenenza all''Ndrangheta può in due modi esserne fuori, o con la morte o se tu diventi collaboratore e quindi a tutti gli effetti diciamo ti dai allo Stato. L'ultima inchiesta del pool antimafia di Milano è un altro salto in quello che Ilda Boccassini e il suo sostituto Paolo Storari chiamano il capitale sociale dell''Ndrangheta, una borghesia mafiosa fatta di politici, imprenditori, funzionari di banca e delle agenzie delle entrate, agenti di polizia penitenziaria. Le cosche fanno impresa, investono in compro oro e negozi di sigarette elettroniche, il business del momento, ma si infilano anche nell'affare principale di Milano, la ditta di un boss detenuto a Cosenza, intestata a un prestanome e con un certificato antimafia in regola, aveva preso due subappalti da 450.000 euro per lavori sulla tangenziale legati a Expo. Ovviamente, se c'è un problema, valgono i vecchi sistemi. Le pistole le provano sui cani. Pronto? Se vai ancora a cercare mio figlio, l'Antonio, io gli sparo in testa. Ascoltami, io per telefono di queste cose non voglio parlare. La violenza è la faccia feroce degli 'ndranghetisti. A un vigile urbano che ha denunciato per resistenza a un boss in semilibertà gli bruciano la macchina. Alla direttrice del carcere di Monza mandano tre proiettili. A due ex soci per vendetta vogliono sparare nelle rotule. Per la faccia pulita servono invece i politici. Agli arresti c'è anche un ex consigliere comunale PD, ma prima PDL, dirò, Luigi Addisi, imparentato con la cosca dei Mancuso di Limbadi. Secondo l'accusa ha fatto una speculazione edilizia su un palazzo storico di Lucernate di Rò, insieme agli 'ndranghetisti. Col suo voto in consiglio comunale avrebbe spinto una variante per aumentare il valore dell'immobile. Agli atti c'è il suo discorso in consiglio comunale. Con questo piano regolatore vogliamo preservare la città dagli scempi maligni e dal consumo dissennato del territorio. I politici servono come taxi. Emilio Pizzinga è un ex consigliere comunale a Mariano Comense. Per i magistrati si adopera per una sanatoria per il box di un picciotto e va almeno due volte a casa del vecchio boss Muscatello. Quando entra il politico saluta il mafioso come si conviene in certi ambienti. Buongiorno, cumpà. Le mafie vanno dove ci sono i soldi e risalgono dal sud al nord, perché al sud la situazione è sempre peggiore. E a dirlo non sono le cosche, non sono neanche coloro che le combattono, ma sono le ricerche e i rapporti. Purtroppo nell'economia difficile dell'Italia una vera e propria palla al piede è la situazione tragica dell'economia del sud. Che esista una questione meridionale nessuno più lo mette in dubbio. Fra il nord e il sud della penisola c'è una grande sproporzione nella produzione, nelle attività umane, nell'intensità della vita collettiva. Arringava così a Palazzo Madama 106 anni fa il senatore napoletano Giustino Fortunato e in 106 anni non solo le cose non sono cambiate, ma a paragone coi tempi, viste le opportunità internet e compagnia bella, sono persino peggiorate. Il rapporto 2014 dell'Associazione dello Sviluppo del Mezzogiorno, lo Svimez, parla chiaro.
La crisi ha allontanato sempre più il sud del paese dal nord. Un leghista ed un meridionalista paradossalmente potrebbero prendere in ostaggio i suoi dati per portare avanti ciascuno le sue teorie e le sue conclusioni. Detto in maniera brutale, se non ci fosse il sud con la sua recessione a meno 1,5 quest'anno, il centro-nord avrebbe una crescita zero. Stime sono solo stime quelle dello Svimez, ma se confermate vorrebbero dire per il sud il settimo anno di recessione, con un crollo della produzione nel 2013 del 3,5 contro il meno 1,4 del nord. Inutile dire che anche i consumi sono crollati per alcuni beni, ad esempio l'abbigliamento, del doppio rispetto al centro-nord, come è crollata al sud l'occupazione e anche il flusso migratorio verso le fabbriche del nord-est, storica valvola di sfogo per la gioventù siciliana, campana, calabrese, mentre di recente, dice il rapporto, anche la forza lavoro di mezza età fa la valigia in cerca di un salario. Il rapporto svela anche che nel 2013 i morti hanno superato i nati, è accaduto solo dopo l'unità d'Italia e alla fine della Prima Guerra Mondiale, circostanza che mette i brividi, ma a ben vedere dipende dal fatto che anche i lavoratori extracomunitari, che garantiscono il saldo positivo al centro-nord, evitano il sud Italia. Infine un argomento scottante. L'euro ha giovato alla soluzione della questione meridionale? Negli anni della crisi nera, tra il 2008 e il 2011, in Italia le aree più competitive del paese sono cresciute dell'1,1%, meno di altre nazioni, ma quelle del sud Italia hanno perso il 3,1%. Ebbene, la cosiddetta convergenza tra le aree più deboli e quelle più forti è un fenomeno che si è verificato, certo, ma nei paesi che sono rimasti fuori dalla moneta unica, così almeno sostiene lo Svimez. Vi ricordate la questione dello spread? Ce la ricordiamo tutti. A un certo punto eravamo diventati i malati d'Europa e c'è qualcuno che da sempre sostiene che le agenzie di rating ci hanno marciato. Insomma, cercavano di creare una situazione ancora peggiore per meri fini speculativi. Finché quel sospetto è diventato una denuncia e oggi nel sud, in una procura della Puglia, si è arrivati al rinvio a giudizio per i massimi rappresentanti di Standard & Poor's e Fitch. Erano i tempi bui dello spread e se la parola tre anni fa era simbolo e sintomo del male dell'economia in tempesta, le diagnosi attese da tutti con ansia toccavano alle famigerate agenzie di rating, gli istituti di valutazione pronti a promuovere, bocciare o rimandare le economie mondiali con effetti a volte catastrofici su borse e mercati finanziari. Che però in quel balletto infinito di triple A, doppie B, segni più e meno retrocessioni ed avanzamenti qualcosa non andasse del tutto per il verso giusto si sospettava da più parti, tanto che una decina di privati cittadini e l'Adusbef, sigla storica nella tutela dei consumatori, fecero ricorso alla magistratura, al Tribunale di Trani per la precisione, che oggi, dopo una lunga inchiesta, ha deciso. I signori del rating dovranno rispondere dei giudizi emessi nei confronti dell'Italia. Il giudice pugliese delle udienze preliminari ha rinviato a giudizio con l'accusa di manipolazione dei mercati sei manager e analisti di Standard & Poor's e due di Fitch, accusa aggravata dalla presunta rilevante offensività perché il reato è commesso ai danni dello Stato sovrano italiano. In ballo ci sono i cosiddetti report emessi tra il 2011 e il 2012 sull'affidabilità del sistema creditizio e sul declassamento del rating italiano. Per Fitch gli imputati sono accusati di aver rilanciato indebiti annunci preventivi di imminente declassamento dell'Italia, mai decretato però ufficialmente dall'agenzia fino al gennaio del 2012. In tal modo vennero divulgate a mercati aperti informazioni che dovevano restare riservate, provocando una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. Tra l'altro, per Fitch viene ipotizzato anche l'abuso di prestazione d'opera, visto che l'agenzia era legata allora al Ministero dell'Economia con un contratto di fornitura delle valutazioni sulle emissioni di titoli di debito della Repubblica Italiana. Per i dirigenti della sede londinese di Standard & Poor's, invece, l'accusa è di aver fornito intenzionalmente ai mercati finanziari tra maggio 2011 e gennaio 2012 quattro report contenenti informazioni tendenziose e distorte sull'affidabilità creditizia italiana e sulle iniziative del governo per risanare l'economia. Andiamo ora a vedere come l'ISIS va avanti nella sua offensiva. Di Kobane abbiamo parlato tante volte, ma ci tocca vederla da dentro per la prima volta grazie a uno pseudo reportage, il primo che a nostra memoria sia stato effettuato da un ostaggio.
Hello, I'm John Cantley and today we're in the city of Kobani. Salve, sono John Cantley e qui siamo a Kobane. L'ostaggio britannico dell'autoproclamato Stato Islamico dell'Iraq e della Siria cammina tra le rovine della città al confine con la Turchia. I giornalisti occidentali vi dicono che l'ISIS si sta ritirando da Kobane, ma io qui di giornalisti non ne vedo. Non sono dentro la città e ricevono notizie dagli unici canali che hanno, il Pentagono o i curdi. La verità è che alle mie spalle vedete la Turchia e nemmeno i bombardamenti americani sono riusciti a fermare l'avanzata dei Mujahideen, tanto che gli uomini dello Stato Islamico ormai controllano quasi tutta Kobane ed i combattimenti volgono al termine. Rapito 2 anni fa in Siria insieme al collega freelance James Foley, decapitato nelle immagini diffuse il 19 agosto scorso, Cantley si mostra così nel 6° dei 7 video su di lui preannunciati dagli jihadisti. In un reportage che sembra prodotto direttamente da una grande TV americana o dalla BBC, un drone che sorvola Kobane completamente distrutta, 2 telecamere, effetti speciali, dissolvenze, regia di qualità, Cantley è il solo a poter raccontare quello che accade lì dove nessun altro ha accesso. Per l'occasione, i suoi carcerieri gli fanno dismettere la tuta arancione imposta ai prigionieri di Guantanamo. Ora indossa una camicia nera. E lui, forse il prossimo ostaggio occidentale con il coltello alla gola, non va a caccia di scoop. Fa propaganda, come gli impongono i suoi aguzzini. Non ha scelta e lotta con i pochi mezzi che ha a disposizione per rimanere in vita. Al punto che gli immancabili blogger lo definiscono un collaborazionista, ormai completamente assorto nel ruolo. Del resto, su Kobane, roccaforte curda, si è detto di tutto. Caduta nelle mani dell'ISIS, riconquistata dai curdi. La verità, al netto della propaganda, resta ignota. Il ministro degli esteri turco, Cavusoglu, annuncia che 152 peshmerga stanno arrivando da Erbil, nel nord dell'Iraq, per portare rinforzi a Kobane. Dopo l'ennesimo appello diffuso dai siti jihadisti ad attaccare scuole di insegnanti americani e occidentali in Medio Oriente, citando Jeddah in Arabia Saudita e il quartiere di Mahdi a El Cairo come possibili obiettivi, l'ambasciata statunitense in Egitto mette in guardia i propri connazionali. Allora stasera non ci facciamo mancare niente, c'è Lilli Gruber e poi Giovanni Floris. A 8:30 ci sono Saverio Lodato, Massimo Cacciari e Antonio Padellaro. Poi a di martedì ci sono La Camusso, Visco, Augias, Brunetta, Annascani, Polito, Signorelli, Pagnoncelli. A tra poco. Anche Wall Street sta andando molto bene, 0,98 il guadagno del Dow Jones, 1,57 quello del Nasdaq. È tutto, 8:30 poi di martedì. Buonasera, domani.